Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. Ecco il trailer del film Butterfly Zone, ma rimanete con noi per tutte le notizie di oggi. Mannata, peccato, perché i chicchi erano grandi tre volte tanto. Il profumo sanguigno è inaspettato, il succo morbido e sfacciatamente regale. Ottimo per viaggiare. Ma questi che cazzo sono? Banda? Sì, vabbè, ogni volta che bevo c'è sta banda. E invece ti consiglio di prenderlo un bel caffè. Si avvicina un tempo da lupi. Abbiamo una registrazione. Tu credi nell'aldilà? No. Tu non sai niente di qua. E vorresti sapere di là. Questa gente uccideva e a quanto pare uccide per impossessarsi del potere dell'anima di chi ha ucciso. Finalmente è arrivato il componente che ci consentirà di attuare la programmazione delle nascite e delle morti. Con il controllo anche del libero arbitrio. Guaglio, è meno male che hai studiato. È il paradiso. Non lo mettiamo in paradiso. Ecco, la pipì, per esempio, non sei tu che dici faccio la pipì, è lei che si impone. Vabbè, allora è una merda. Esatto, sì, più o meno. Vanno praticamente... Però tu hai detto sì. No, io non ho detto niente. Ma l'hai pensato? Io sono un maestro a far crescere quella piccola falla che è in te. Dobbiamo far sparire il vino. Ecco cos'era. Ammazzare. A che serve? L'importante è prendere l'anima. Come vedi, la luce redime. Ma più delle volte acceca. Si è rinnamorato di me, ma mi piacciono i film. Papà, che sta succedendo a Vladimir? Madonna, si ricchiola pure da morto tua. The Butterfly Zone, il senso della farfalla, nuovo film di Luciano Capponi, esce nelle nostre sale il 2 di luglio. Insieme all'amico Amilcare, Vladimiro scopre nella cantina del padre morto un vino che ha il potere di condurre nell'aldilà, aprendo una porta che sembra a doppio senso di marcia. Nei loro viaggi di esplorazione, i due riportano in vita un serial killer. Oltre a Pietro Ragusa e Francesco Martino, nel cast anche Francesco Salvi e Barbara Boucher. Scelta senza precedenti per i produttori del nuovo film di Dylan Dog, in uscita mondiale il prossimo Halloween. La pellicola, ancora in fase di lavorazione, è stata mostrata prima ai blogger americani che ai distributori. E proprio i blogger hanno promosso il film a pieni voti. La trasposizione da fumetto a film non ha perso assolutamente di qualità. In Italia il film Dylan Dog verrà distribuito da Moviemax. Sono iniziate a Milano le riprese del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, La banda dei babbi di Natale. Il film racconterà la storia di tre amici, finiti in questura proprio la notte della vigilia, accusati di essere una banda di ladri. L'interrogatorio dell'ispettore di polizia, interpretato da Angela Finocchiaro, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il modo in cui vorrebbero cambiarle. Il film verrà distribuito da Medusa, ovviamente durante le feste natalizie. E per oggi è tutto, vi aspettiamo per una nuova puntata di Anteprima Cinema.